Oggi vi raccontiamo una storia che non vi abbiamo ancora rivelato. È la storia dell'Arca di Noi 3 e di cosa abbiamo scoperto in questi anni di viaggi in camper. Ma partiamo dall'inizio. Avevamo un sogno, ma poi è arrivata lei. Allora prendiamo lui e rivediamo il sogno. Molti viaggiatori se ne vanno all'estero e lasciano l'Italia come ultima spiaggia per i viaggi meno impegnativi. Iniziamo a pensare che in fondo è un paese che tutto il mondo ci invidia. Allora perché non visitarlo prima delle mete più esotiche? Ecco quindi il nostro sogno. Vogliamo realizzarlo in una botta sola, un unico immenso giro in grado di racchiudere tutta l'Italia. Ma non vi scordate che noi abbiamo sempre lui, Camillo. Lui che ci ha portati fino a questo momento solo in campeggio. Lui che non può permettersi più di una notte senza la 220. Lui che attira gli sguardi e porta i più coraggiosi a chiederci: ma cos'è? Passa il tempo ed il sogno da dentro il cassetto continua a bussare. Con un po' di malinconia salutiamo Camillo e ci decidiamo a cambiare camper. Ecco che arriva lui, Heisenberg. C'è parecchio lavoro da fare, ma piano piano lo assessoriamo per essere indipendenti. Dopo un discreto periodo di preparazione, finalmente riusciamo a partire per realizzare il nostro sogno. Ma presi dall'entusiasmo, facciamo male i conti. Ma di parecchio! Infatti, siamo costretti a partire e ritornare più volte, un po' per colpa degli impegni di sempre, poi perché l'Italia è troppo ricca di luoghi e paesi da visitare, storie da scoprire e da farci raccontare. Ad oggi siamo a metà del nostro sogno, che speriamo di concludere entro il 2019. Per ora sono 13 le regioni toccate, 90 i giorni di viaggio, circa 5.000 i chilometri percorsi. E un sacco le emozioni provate. L'Italia ci ha incantato con i suoi borghi, i suoi paesi e le sue città ricche di storia. Allegria! Ed eccoci arrivati a Kanza, dove si possono osservare le tipiche case Walser tra le più antiche della valle. E siamo arrivati alla rocca. Molte sono state le rocche e i castelli che ci hanno stupito, alcuni ci hanno stregato con le loro leggende. Thank you.
ci siamo fatti rapire dalle sue bellezze paesaggistiche in un susseguirsi infinito di meraviglie. Le cascate, però dobbiamo ancora salire. Che freddo! Siamo quasi arrivati in cima, è dura. Urca, che bello! Ho sentito Marta che faceva wow, quindi andiamo a vedere cosa c'è di wow. Ma che bello, ci sono i cignetti. Pensa a mangiarmi una mano. Panorama bellissimo. Fatica abbastanza, però guardate che paesaggio, surreale. Tra le tante emozioni non è mancata però anche un po' di tristezza, suscitata in noi da quei luoghi di ricordo e carichi di ferite. Siamo gli unici senza il Matti. È impressionante, a distanza di 9 anni è ancora così, è una città cantiere praticamente. Altri posti invece ci hanno regalato incredibili sorprese. Dopo la cena di ieri sera, tutto bello, siamo venuti in camper, sentiva un po' di fresco, abbiamo acceso la stufa. Ha piovuto ininterrottamente per 12 ore, un temporale pazzesco, poi finalmente ha smesso, non si sentiva più niente, solo il freddo. E praticamente stamattina ci siamo svegliati così. Marta si prepara per andare a sciare e questo è quello che troviamo al 26 di agosto. C'è un grado credo adesso. Buon Natale. Buon Natale. Grazie. Pensavamo di aver dormito 4 mesi. Letargo al contrario. Te cosa dici? Sei contenta? Adesso vai a correre in mezzo alla neve. Abbiamo potuto godere la quiete dei cieli stellati ed abbiamo assaporato tutto il buon cibo che potevamo. Sprizzano. Sistema. Quella rovina. Polenta, salsiccia, funghi e formaggi. Tutto. Nessuno. Questa è la piccola cena di stasera. Abbiamo esagerato. Una tagliatella che gira in bocca.
No, proprio vicino in mezzo alla miata. Pensavo fosse così grande la bistecca. Non ci siamo di certo fatti mancare il sano divertimento tornando bambini con giochi e scherzi. Scivola! Uffa! Vai giù! Uno scivolo che non scivola. Oh, che delusione! Yuhu! Ma non è 14 metri come quella là. Però... è tanto che non riesci a tenerlo. Senti che sgrisolino. Quando vai giù, è troppo bella. Se poi guardi per terra, sì, ti viene troppo tanto. Piano piano, se si ferma. Vedo l'ascella, non riesco a portarmi perché mi scappotto. Ma sei morto! Mi prendeva l'ascella. Lo aspettavi. Giorno 10. Senza cibo, senza acqua, senza fuoco. Siamo nel Parco del Gigante, un'opera d'arte ambientale immersa in un'area verde, nata dalla fiaba di Chiara, una bambina di 9 anni, figlia dell'artista Marco Pedizzola, che ha compiuto tutte le statue in mosaico che sono qui presenti. Allora, noi adesso non abbiamo ancora letto la fiaba di Chiara, quindi inventeremo la nostra fiaba. Alla fine la confronteremo con quella di una bambina di 9 anni, giusto per incentivare la nostra fantasia e creatività. Buongiorno maestro. Marta Pavesi. Presente. E non abbiamo mai perso l'occasione per camminare in mezzo alla natura. Aver sbagliato strada innumerevoli volte. Ma non doveva essere facile. Questo sentiero è un pochettino esposto. Come on! Arriva! Abbiamo testato che effetto benefico ha su di noi provare un sacco di adrenalina. Il ponte Ragaiolo è sospeso ad un'altezza di 60 metri nel vuoto, non è indicato a chi soffre di vertigini. Si muove un casino il ponte. Pronto? Per niente! Così come non abbiamo mai rinunciato al benessere dei momenti di relax. Il bello di tutto questo è che non pensavamo potesse succedere anche a noi. A noi che in fondo abbiamo viaggiato solo in mezza Italia, eppure è successo. Siamo in qualche modo diversi da quando siamo partiti. Abbiamo scoperto e riscoperto passioni, abbiamo fatto incontri entusiasmanti e ricevuto mille stimoli diversi da un paese meraviglioso, che speriamo di continuare a visitare.